Dopo gli ultimi sbarchi che hanno visto come protagonisti tantissimi giovani di colore che hanno avuto la sventura di nascere in paesi da sempre teatro di guerre e carestie, i posti allarmistici su Facebook si sono susseguiti uno dopo l'altro. Un tam tam che invitava a barricarsi in casa per paura di furti e stupri o per evitare malattie contagiose quali la tubercolosi, la scabbia e addirittura mortali come l'ebola, che per fortuna non si trasmette come l'influenza, bensì per contatto diretto con i fluidi organici degli ammalati. Sicuramente, afferma il dottor Ugo Mazzilli, che è anche consigliere comunale a Lentini, le leggi che regolamentano gli sbarchi e la clandestinità sono da rivedere, ma purtuttavia sono dell'opinione che il colore della pelle non è sinonimo di malattia, di cattiveria e malvagità, e per renderci conto che queste brutture non risiedono nel contenuto di melanina cutanea che ciascuno di noi possiede, basta vedere quanta violenza si manifesta giornalmente in qualsiasi latitudine del globo. L'unica loro colpa, conclude il dottor Mazzilli, è quella di essere nati in terre ove l'odio e la violenza hanno spezzato e ancora spezzano milioni e milioni di vite innocenti nell'indifferenza più totale. A Lentini e Carlentini, intanto, alcune persone hanno avuto la sensibilità di aiutare con cibo e indumenti questi nostri simili, altre invece hanno preferito scansarli.